Prova. 1, 2, 3, prova. Yes. Ce l'ho fatta. Finalmente cominciamo. Questo nuovo progetto, progetto di diffusione di contenuti tecnici. Qui su questo canale parleremo di cose tecniche, elettronica, matematica, geometria, cose semplici, cose trattate in modo alternativo. Spunti di riflessione per darti un altro punto di vista su come stanno le cose che sempre magari hai odiato a scuola potrebbero improvvisamente piacerti. La matematica non piace a tutti, la fisica, la geometria, l'informatica, il web. C'è quella trasmissione che si chiama Come è fatto, ti fanno vedere come sono fatte le cose. Qui su questo canale impareremo come funzionano le cose, perché le cose si comportano in un certo modo. Vedremo cose complicate in modo semplice. Vedremo che le cose più semplici sono in realtà estremamente complicate. La matematica, la fisica, l'informatica, tutto insieme. Metteremo insieme elementi di meccanica, costruiremo insieme dei progetti. Che cosa vedremo in questo video? In questo video vi dico subito, ci sarà una Hello World, ci sarà una unpacking. Sono molto eccitato perché mi è appena arrivato il pacco che contiene il materiale principale per fare questi video, è appena arrivato, è ancora caldo. Vi mostrerò un libro, il libro che mi ha ispirato. E ringrazio Samantha. Vedremo anche il materiale che mi servirà per il prossimo video. Ecco, partiamo. Voglio raccontarvi dove nasce l'idea di questo canale. Io una volta da piccolo, quando studiavo, avevo questo pallino, intanto studio, imparo le cose, imparo a fare le cose, vado a lavorare, creo progetti, creo quello che mi piace, poi a un certo punto della mia vita voglio trasmettere agli altri quello che ho imparato. Magari non sarà quello che ti servirà per costruire un'astronave o andare su Marte, ma secondo me ho abbastanza materiale da mostrarti per creare un canale interessante. La cosa bella di questo canale è che non lo faccio da solo, ma lo faccio con te. Lo faccio perché è un canale interattivo, è un canale dove tu, scrivendo qui sotto nei commenti quello che vuoi trattare, e mi darai degli spunti per creare nuovi video, mettendo mi piace solo ai commenti che ti interessano, mi farai capire quali sono i video che vuoi creare. In più creeremo insieme dei progetti di elettronica, informatica. Qui sotto puoi mettermi delle idee di progetto, costruiremo insieme delle cose, vedremo insieme come funzionano, capiremo insieme la scienza che c'è dietro ai progetti, quello che è l'elettronica, perché funziona così un transistor, una porta logica, un microprocessore. Vedremo insieme come si programmano le cose, i microprocessori. Vedremo come si fanno i progetti. Come so fare io i progetti, ve lo mostro. E su questo banco, che probabilmente era il banco scolastico dove ho studiato alle elementari, un giorno forse vi racconterò anche la storia di questo banco. Su questo banco, non dalla cattedra ma da un banco delle elementari, vi spiegherò in modo semplice le cose che ho imparato. Innanzitutto partiamo da questo libro, ok. Partiamo da questo libro, Wikinomics. Wikinomics. Questo è un libro molto vecchio, del 2007, è un libro che racconta quello che stiamo vivendo in una maniera assolutamente semplice. In questo libro viene trattato il nuovo paradigma della condivisione. La condivisione significa creare insieme cose, fare gruppo, fare rete. Io posso creare un progetto insieme a voi da qui e voi da lì potete darmi il vostro contributo. Ecco che cosa significa Wikinomics: creare insieme, stando lontani, stando collegati soltanto con la rete, con internet, dando ognuno il proprio contributo come può
senza aspettarsi necessariamente un contributo economico, chissà, magari creare il progetto dell'anno, del secolo. E ci sono esempi come Wikipedia, come Linux, esempi come progetti di condivisione, progetti dove si butta sulla rete un'idea e la gente spontaneamente risolve questo problema senza preoccuparsi di avere un compenso, e magari questo compenso gli arriva senza neanche aspettarselo. Wikinomics. Ecco, io l'ho comprato, usato a questo prezzo, 11,90 €, si trova anche usato. Vi lascerò il link qui sotto per eventualmente acquistarne una copia. Vi consiglio di leggerlo. Eventualmente, se mi scrivete e mi promettete di restituirlo, ve lo posso anche prestare. Adesso passiamo alla Hello World. Che cos'è Hello World? Hello World è un programma che si scrive per vedere se funziona quel certo determinato linguaggio di programmazione su quella determinata macchina, su quel sistema operativo, e se riusciamo a scrivere una Hello World possiamo scrivere qualsiasi altro tipo di programma, perché ci fa capire che abbiamo creato un'infrastruttura hardware software funzionante. Ok, da dove si comincia? Avete un computer con Windows? Penso di sì. Oggi lavoreremo su questo. Lavoreremo via via su sistemi operativi diversi, su macchine diverse. Oggi lavoreremo su Windows. Windows ce l'hanno quasi tutti. Chi non ce l'ha avrà un Mac, chi non ha un Mac avrà qualcos'altro. Oggi lavoreremo su Windows. Allora, tasto bandiera, CMD, invio. Si apre la console dei comandi. Perfetto. Che cos'è la console dei comandi? È il luogo dove vengono eseguiti i codici da linea di comando. In realtà non ci faccio niente, lo chiuderò, scriverò exit e si chiude. Che cos'è CMD? CMD è il luogo che una volta si chiamava MS-DOS, dove vengono eseguiti i programmi più elementari, i programmi più vicini alla macchina, al sistema operativo. Sono quei comandi che ci consentono di elaborare, muovere, spostare, rinominare, archiviare, organizzare i file. Che cosa sono i file? Lo vedremo un po' alla volta. Entreremo nello specifico di tutto quello che c'è nel mondo dell'informatica, dell'elettronica, della meccanica, della fisica. Tutto quello che ti viene in mente, mettilo qui sotto nei commenti e lo approfondiremo. Che cosa facciamo? La prima cosa che facciamo, apriamo un browser. Un browser. Io in questo momento uso Chrome, ma va bene anche Firefox, va bene Explorer, Opera, va bene un qualsiasi browser per andare su internet, e installiamo il mio editor preferito, Notepad++. Lo sto usando da diversi anni, è un editor che mi dà molta soddisfazione perché ha delle feature molto semplici, elementari, ma utili, funziona bene, e ha al suo interno tutta una serie di impostazioni che gli consentono di evidenziare il codice a seconda del linguaggio che stai utilizzando in modo opportuno, e è comunque un editor di testo come il Notepad che c'è su Windows, che è un programma che serve per editare, quindi scrivere i file in maniera elementare, in maniera assolutamente diretta. Tutto quello che tu scrivi su Notepad++ sono esattamente quei caratteri, e anche qui vedremo nel dettaglio nei prossimi video che cosa sono i caratteri, che cosa sono i codici ASCII, eccetera eccetera. Con Notepad++ abbiamo tutto quello che avremmo con un editor di testo semplice ma estremamente potente. Andiamo sul sito www.notepad, andiamo su Google, cerchiamo Notepad++.
Ok, la versione corrente è la 7.6. Scendiamo. Pigiamo il tasto download. Lo salviamo sul desktop. Eseguiamo l'installazione facendo doppio clic sull'icona che ci è comparsa. Sì, certo, consenti a questo dispositivo. Voglio utilizzarlo in lingua italiana. In realtà io solitamente lo installo in lingua inglese, però è una comodità mia. Accetto. Tu stai registrando? Sì. E vado avanti. Mi raccomando, ogni volta che installate un programma sul vostro computer, leggete sempre tutto quello che vi compare. Ogni volta che il computer vi segnala qualcosa attraverso una finestra di dialogo, così si chiamano, una finestra di dialogo, leggete sempre quello che c'è scritto dentro. Molte volte quando si installano dei programmi ci sono all'interno delle installazioni che vengono fatte fare in maniera subdola. Fine. Ok. In questo momento Notepad più è installato. Che cosa facciamo? Creiamo nuovo file e scriviamo chiocciolina echo Hello World. Chiocciolina, pause, invio. Ok, ora faremo file, salva come. Seleziono di nuovo il desktop e scriverò hello underscore world.bat. Invio. Fatto. Posso chiudere Notepad. Ora sul desktop mi ritroverò una icona con degli ingranaggi. Faccio doppio clic su questa icona. Perfetto, il programma funziona. Hello World, premere un tasto per continuare. Ecco, che cosa abbiamo creato? Abbiamo creato un programma che gira sul CMD, sulla linea di comando che abbiamo visto prima, ovvero sulla shell MS-DOS, chiamiamola così. È un programma che gira sulla parte primordiale del nostro computer e ci scrive Hello World, cioè funziona questo programma. E in realtà non volevo insegnare a programmare in shell in questa lezione, volevo semplicemente fare un saluto nella maniera degli informatici, nella maniera dei programmatori. Quindi abbiamo creato un programma che ci saluta, mettiamo via il nostro computer e passiamo al unpacking, allo spacchettamento. Facciamo dopo, lo facciamo dopo. Voglio prima mostrarvi il materiale che ci occorrerà la prossima volta, che ci servirà la prossima volta. Un paio di forbici e un foglio di cartoncino. Un foglio di cartoncino di qualsiasi misura, dimensione, qualsiasi dimensione, non c'è una dimensione preferita. Questo è l'occorrente per il prossimo video, per la prossima lezione. Ecco, le forbici le tengo, metto via il cartoncino perché vi ho fatto vedere il materiale che mi serve per il prossimo video, perché mi servono le forbici per fare l'unpacking. Non mi tengo. Questo pacco arriva da pixart.it. Faccio pubblicità, non mi interessa niente. Spero che un giorno mi facciano uno sconto, visto che ordino un sacco di cose. Spero che un giorno migliorino anche gli imballi, perché ogni tanto mi arriva la roba ammaccata sugli spigoli. Pixart.it. Sentite bene i consigli, appena
apriamo. Fantastico. Apriamo bene, c'è un po' di imballo. Oh, mi serve di nuovo la forbice. Fantastico, che cos'è? Fantastico. Ah, che cos'è? Sono i block notes. I block notes su cui verranno fatte le lezioni di questo canale. Ah, bellissimo. È arrivato il block notes. Tra l'altro, se vuoi un block notice, scrivimi qui sotto, mi contatti in privato e io te lo mando. Un bel block notice gratis su cui puoi scrivere tutto quello che vuoi. Poi più tardi lo provo. Block notice progetti. Questa è la mia azienda, progetti di Emanuele Frisoni. Perfetto. Scritto bene. Via. Bim bum bam. Sasso Marconi. L'angolino ammaccato, PixArt, mi raccomando, migliorate gli imballi. E che dire? Niente, mi presento? Posso presentarmi? È la fine del video, quindi a questo punto del video posso tranquillamente fare le cose noiose. Ormai sai già tutto, qui posso spegnere. Dove trovare le mie coordinate? Le mie coordinate: abbiamo innanzitutto il mio sito framesoft.it, c'è il mio canale GitHub dove inserirò tutti i sorgenti di tutti i progetti che faremo in questo canale, sia progetti hardware, sia progetti software, sia parti meccaniche. Se hai una stampante 3D inserirò i modelli tridimensionali degli oggetti che costruiremo insieme. Mi trovi su LinkedIn, sia sul profilo personale sia sul profilo aziendale, e qui sotto ti lascio comunque tutti i link. Mi trovi su Facebook, su Instagram. Se vuoi un block notice, scrivimi in privato, mi mandi l'indirizzo e io te lo spedisco subito. E niente, arrivederci alla prossima puntata. Direi che ho detto tutto per oggi. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Perché la Terra è piatta? Perché ci sono le scintille?